Bentornati, bentornati e ben primo maggio a tutti voi. Quest'oggi ci siamo messi comodi perché vogliamo fare famiglia con voi e famiglia con un'altra famiglia, una delle 14 che hanno sorretto la croce al Colosseo durante l'ultima Via Crucis. E sono, e siamo strafelici di avergli rovinato la domenica, primo maggio, Anna Chiara Gambini e Gigi De Paolo. Grazie, grazie. Di essere... I bambini a chi li avete lasciati? Perché io ho sta preoccupazione, Anna Chiara. Stanno bene. I nonni, sta tutto a posto. Se la devono... Ormai sono grandi, si auto... Se la devono sobbarcare loro questa cosa. Anna Chiara, parto da te. 15 aprile, quella croce abbracciata assieme ai ragazzi al Colosseo, assieme a Gigi al Colosseo. È stata una Via Crucis particolare, storie di croci ordinarie, perché non siamo dei supereroi, però raccontate anche con la speranza nel cuore. Che cosa ti sei portata a casa dopo quel momento? Mi sono portata a casa il fatto che non eravamo solamente io, lui e i bambini, perché c'erano altre stazioni e c'erano altre famiglie, ma abbiamo sentito, diciamo, la presenza di tante altre famiglie, di tutte le famiglie volendo, anche quelle che, di cui magari non si è potuto parlare, perché oggettivamente le stazioni sono 14, quindi non potevamo aumentarle, ecco. Ma ho sentito il fatto che non è una croce la famiglia, ma in famiglia si vivono insieme tante croci, perché inevitabilmente i dolori che accadono a uno sono di tutti, diventano di tutti. Questo li rende più sopportabili, probabilmente, ma comunque li fa vivere a tutti i componenti della famiglia. E, ci siamo sentiti abbracciati e anche aiutati nella responsabilità di portare una croce, perché non è un gesto facile accogliere una croce, non è un gesto scontato. Soprattutto fatto in un evento che è un po' tradizione, un po' certo, anche evento televisivo. Io mi ricordo quando da piccola con papà c'era lo seguivo il salotto e papà mi diceva adesso inginocchiati, capito? Sì, sì, cioè, sì. Nel senso, quelle cose che abbiamo fatto tutti, facevo delle cose così. E quindi stare lì in presenza, in prima persona, poteva essere un po' interpretato, poteva correre il rischio di essere interpretato come un partecipare ad un evento, mentre lì c'era un evento che partecipava. Era a me. Una vita raccontata, quindi, in modo particolare. E quindi sì. Gigi, voi avete avuto la fortuna e credo però anche la grande fatica alla fine di mettere un po', fare un po' lavoro di coordinamento. Inizialmente non si voleva neanche che voi usciste fuori, come i nomi, insomma, di Gigi e Anna Chiara non dovevano uscire. Avete raccolto testi su testi, avete raccolto veramente storie di famiglia. L'impressione che noi abbiamo avuto dall'altra parte è che non fosse semplicemente il racconto di un dolore, ricordo gli anziani senza figli, un figlio nato con difficoltà, con disabilità, il ragazzino che si prende cura del papà, la vedova. Insomma, si è avuta l'impressione di una grande speranza nonostante tutto. Questo è un paradosso. Come ve lo siete spiegato voi? Allora, questa luce è stata molto diversa da tutte le altre perché è stata scritta a tantissime mani. E questo è già un segnale. E questo l'ha voluto il Papa. Quindi già questa intuizione, a mio vedere, e questa fiducia nei confronti delle famiglie è un bel segnale. Molte persone ci hanno scritto dicendoci sì, ma manca questa situazione, manca quest'altra. Posto che appunto le stazioni sono 14, ma non è stata fatta una scelta razionale, ecco, troviamo le varie tipologie di famiglie. No, erano storie che sono state incontrate da noi in tutti questi anni, sì, storie belle, che sono state poi valorizzate e che hanno contribuito a scrivere una Via Crucis che, lo ricordo, non deve essere didascalica, deve essere un modo attraverso il quale si riflette sul dolore e sulla speranza. E come dicevi giustamente te, in ogni stazione c'è sempre la sensazione di essere comunque uomini e donne del terzo giorno, sì, cioè che non finisce, bellissimo, tutto il Venerdì Santo in quel momento, ma che c'è un'attesa per qualcosa di più grande. E anche in tutte le croci difficili che sono state raccontate c'è questo. Nelle persone che l'hanno raccontata, che non sempre coincidevano poi con chi portava, vero, la croce, vero, c'è questa speranza. Quindi noi ringraziamo le famiglie perché per noi è stato anche un percorso di fede
lo scrivere insieme a loro, il mettere insieme, ma anche il conoscere. Tant'è che quando stavamo lì, poi alla fine non volevamo andare a casa. Stavamo tutti lì e volevamo quasi continuare, perché ci eravamo trovati, è come se ci conoscessimo da tempo. È impressionante immaginare questa speranza, ripeto, scandaloso forse è il termine giusto, con il racconto di quei fatti quotidiani che ci coinvolgono direttamente o indirettamente tutti. E questo forse, come dice Anna Chiara, è la magia non di un evento che è leggenda, anche dal punto di vista televisivo, è una di quelle cose che non possono mancare, ma perché è vita vera, è vita concreta. Ci vogliamo rituffare solo per un minuto dentro il Colosseo di nuovo per rivivere sulla pelle tutto quello che abbiamo visto il 15 aprile scorso. Guardate. Se voi foste in questo studio, in questo istante, vedreste gli occhi luccicare di Gigi e di Anna Chiara, che forse non vi siete mai visti nemmeno, perché eravate lì immersi in questa, in questo momento di identificazione totale, non tanto e solo con quella croce, ma soprattutto con la speranza. Gigi e Anna Chiara, per i pochi che non vi conoscessero, tra l'altro non ho detto che Gigi De Palo è il presidente del Forum delle Associazioni Familiari, una storia a me più che ventennale dentro la famiglia, le ACLI, le varie delegazioni, insomma un impegno vissuto così anche sulla propria pelle, perché poi ci sono 5 figli a casa. A vedervi così uno dice la classica famiglia, si dice ormai, il mulino bianco, non facciamo pubblicità ma è leggenda. Poi Anna Chiara, quando tu mi hai detto le croci si accolgono anche, non è facile e scontato farlo, è ovvio che noi dobbiamo un po' arrivare anche alla vostra vita, alle sorprese di questa vita. A casa vi aspettano 5 pupi, dal primo all'ultimo, da Giovanni a Giorgio Maria, che ha avuto il privilegio di essere tenuto in braccio da Papa Francesco quando aveva poco più di 3 mesi, perché c'era, ricordami se sbaglio, 2018, era giugno, lui è nato a marzo, quindi 3 mesi, c'era l'incontro dei vari delegati dei forum delle associazioni familiari. E Giorgio Maria è stata una sorpresa che ha fatto eruzione nella vostra vita, Anna Chiara. E lo avete annunciato anche al mondo, con lo stesso stupore con cui è arrivata questa vita. Eccolo là. Intanto che... grazie Lucia, sei la nostra memoria. Capito? No, tutto, tu, perché noi vi seguiamo. Che... non vi preoccupate, non si perde niente. Guardate questa foto che è meravigliosa. Giorgio ha fatto irruzione nella nostra vita come hanno fatto irruzione nella nostra vita gli altri. Proprio sono stati tutti figli inaspettati. E in questo senso chiaramente anche Giorgio è arrivato inaspettato con le sue caratteristiche che però io dico sempre fortunatamente ho conosciuto dopo aver conosciuto lui. Cioè la cosa bellissimo. Bella di un figlio è che prima conosci il figlio, quindi lo tocchi, conosci la sua pelle, malgrado una madre lo abbia tenuto nella pancia per 9 mesi, i miei non c'è stato nessuno. Lui è andato mesi, via molto prima. Diciamo, è incredibile come il contatto, malgrado sia stato già dentro di te, il contatto esterno è proprio il momento eccezionale in cui ci si conosce la differenza, l'altro da te, no? E quindi c'è un momento di stupore enorme. Ecco, questa conoscenza non è stata assolutamente intaccata dal fatto di conoscere un figlio con la sindrome di Down, ma dal fatto di conoscere un figlio. E questa esperienza per noi, per me soprattutto, è stata molto liberante, molto bella. È un'esperienza che mi ha aperto
anche allo stupore poi di conoscere quelle che sono le sue caratteristiche, come sto conoscendo le caratteristiche di tutti gli altri. Ora perché l'adolescenza, quando qualcuno mi parla di croce, io non so se la croce è il figlio con la sindrome di Down o l'adolescente, ecco, insomma, quindi capito. Senti, Gigi, quando tu lo annunciasti al mondo, io lo ricordo, pur non stando su Facebook, però mi arrivò, si coglieva esattamente la sorpresa che voi... Non avevo dovuto fare indagini prenatale, però la mamma l'ha detto, no? Tu l'hai tenuto 7 mesi e mezzo in pancia, avevi capito che qualcosa, ricordo quando diceste qualcuno aveva pregato per noi già da prima, chissà, come se qualcosa fosse arrivato. Però eri pronto ad accogliere questa gioia immensa, già sicuro che sto figlio ti avrebbe dato, ti avrebbe regalato grazia. Tra poco, anzi appena fatto 4 anni, giusto? Cosa sono questi 4 anni di Giorgio Maria? Che cosa ad una famiglia che ha già 4 figli ha portato questo piccolo metto? Un valore aggiunto inestimabile. Tornando indietro faremmo le stesse identiche scelte e anzi non cambieremmo una virgola di quello che ci è capitato. A dire il vero l'ha voluto raccontare lei sui social, cioè io ho fatto solo da tramite, sì. Perché lei non desiderava i classici messaggi di compatimento del tipo abbiamo saputo che la sindrome di Down, coraggio, ti siamo vicini, perché noi eravamo veramente felici, nel senso che non eravamo tristi, eravamo felici innanzitutto perché è un figlio, ma poi che sapevamo che diciamo, avrebbe tirato fuori da noi delle energie che non pensavamo di avere, perché noi siamo arrivati a 4 figlie e diciamo vabbè, mo abbiamo dato, siamo una bella famiglia, anzi, siamo la famiglia del Mulino Bianco, certo, tutto quanto. E poi quando invece la vita ti cambia e ti sorprende, poi è lì che devi tirare fuori qualcosa. Dico la verità, lo diciamo sempre, Giorgio Maria ha la sindrome di Down, ma anche una disabilità molto leggera, perché poi ci sono situazioni molto, certo, molto più complesse. Certo. Per noi non è, oggi come oggi, una difficoltà. Poi lei ogni 3 volte a settimana lo porta a logoterapia, quindi c'è anche una fatica, certo, e per carità, c'è anche una fatica reale. Però sono molto più le gioie, sono molto più le... Cioè non riusciamo più a essere tristi in casa, non abbiamo più la scusa della tristezza, perché poi arriva lui e inevitabilmente rompe tutto questo schema. Ma non solo noi, anche l'adolescenza dei fratelli, che è sempre un po' rabbiosa, piagnucolosa, certo, paradossalmente lui è riuscito a cambiare anche questi aspetti. Quindi è un valore aggiunto enorme e io mi domando, lo dico con grande sincerità, senza fare giudizi o cose simili, come si possa immaginare di non mettere al mondo dei bambini come Giorgio che migliorano la vita di chi li accoglie, ecco. Anna Chiara, l'afflizione di un genitore è il dopo di noi. Sicuramente avere un figlio con una disabilità come 5° figlio è una grazia. Quindi io non posso nascondermi dietro questa cosa. Avere l'idea di poter lasciarlo con 4 fratelli è una... assicurazione sulla vita. Quel dopo di noi spaventa di meno, anche se non è che un figlio viene dato in carico ai fratelli, certo, ma i fratelli comunque vivono una... non devono andare d'accordo per forza, però inevitabilmente hanno un imprinting di legame, no? Che li terrà uniti anche nelle diversità, nelle avversità, nei momenti di distanza. Quindi sicuramente avere una famiglia numerosa è stata una cosa che ci ha tranquillizzato, quindi su questo io non me la sento di dare delle ricette, perché veramente penso che Giorgio sia arrivato nella mia vita quando io potevo accoglierlo, potevo avere la forza di accoglierlo, e di questo non posso che essere grata. Altro è il fatto che, e un'altra cosa fondamentale è che la disabilità è un mondo enorme, non si può fare... Non si può chiamare disabilità tutto. Come diceva anche Gigi, è anche un grado. No, su questo siamo perfettamente d'accordo. Ci sono i disabili gravi, ci sono situazioni. Eppure c'è una cosa che accomuna tutti, una cosa che sconvolge, che in qualche modo, non dico non si farebbe a meno di quella cosa, cioè nel senso se arrivasse qualcuno e ti dicesse tolgo la sindrome di Down da tuo figlio, tolgo la malattia genetica, tolgo quella... Allora, tutti vorrebbero togliere i sintomi, cioè la sintomatologia che scaturisce da una disabilità, ma inevitabilmente tutti dicono mio figlio è anche quello. E quindi in qualche modo rimangono un po'
traumatizzati di fronte a questa domanda, no? Come se fosse una domanda proprio mal posta. Perché? Perché tu vuoi cambiare mio figlio? Cioè, capito? Quindi questo ci accomuna tutti. E io veramente sto conoscendo, facendo terapia con Giorgio, delle madri, coraggio, veramente eccezionale. Madri e padri, veramente ci sono tantissimi papà. Inutile a dire che bisogna riscoprire il ruolo di papà in questo paese. Cioè, i papà sono veramente avanti. Ce ne sono tantissimi che fanno tantissime cose eccezionali. Quindi, veramente, questo ci accomuna. Il fatto che la presenza di questi figli con una fragilità, con una diversità, ci ha fatto conoscere qualcosa di noi. Non ci ha dato qualcosa di nuovo, ci ha fatto conoscere qualcosa che già era dentro di noi e che è uscito. E abbiamo conosciuto noi stessi grazie alla loro presenza. Qual è la scoperta più grande che hai fatto di te in questa chiave con Giorgio Maria? Che non ho più scusa alla paura. Nel senso che un figlio, tutti i figli, ma Giorgio Maria chiaramente ha, così, ha accelerato e ha amplificato questo, che tante volte uno c'ha paura, pensa al futuro in maniera, ecco, non c'è più questa scusa, innanzitutto per mostrarlo a loro, perché poi alla fine un figlio con la paura non è il massimo. Vero. E i genitori spesso e volentieri mettono ansia ai figli, e questa cosa, ecco, il primo figlio me l'ha cambiata radicalmente, ma poi Giorgio ancora di più. Anche noi mettiamo paura ai figli. Anche noi. E il fatto che si può fare, cioè nell'anno in cui è nato Giorgio abbiamo fatto delle cose impensabili, abbiamo fatto, avevamo scritto il primo libro e quindi abbiamo girato, abbiamo fatto non so se quasi 100 presentazioni con Giorgio, io mi sono laureato a 41 Bellissimo anni questo. Facendo gli esami, eppure in quel momento c'era un figlio appena nato con una disabilità e nonostante questo invece c'era un'energia che non riusciamo a capire come c'è, quindi ci ha dato veramente una spinta. Perché c'è una moglie eccezionale. Anna Chiara, guarda che mi hai tolto le parole di bocca, io lo stavo per dire. E quando vi sento parlare, non posso non pensare a quello che Papa Francesco nell'Amoris Laetitia, tra l'altro siamo nel quinto anno della pubblicazione dell'Amoris Laetitia, siamo nell'anno della famiglia, quando un Papa racconta di quotidiani gesti d'amore che sono proprio la gioia, il riflesso, se mi permettete, di questo amore più grande che è quello del Padre Eterno. Ascoltiamo un passaggio, perché poi non si pensi che sia tutto rose e fiori, vero Anna Chiara? Perché chi ha letto i loro libri sa che ci sono anche delle tinte noir, quella paura, se non mi sbaglio, più al capofamiglia che no. E allora ascoltiamoci il Papa, poi torniamo su questo punto perché è importante. Ogni famiglia desidera vivere nella pace e in un ambiente in cui ci si sente amati e compresi. Come può una famiglia creare al suo interno un ambiente accogliente? Nella famiglia non ci sono solo marito e moglie e figli, perché nel matrimonio abita Gesù. Il Signore vive nella famiglia reale e concreta, si esprime nei gesti di amore, gesti concreti tra marito e moglie, tra genitori e figli. Le carezze in una famiglia sono così importanti. Quando in una famiglia mancano le carezze, possiamo dire che è arrivato l'inverno in quella famiglia, l'inverno esistenziale. Gigi, l'inverno tu l'hai assaggiato anche in questo matrimonio, lo avete assaggiato nel matrimonio, poi tu forse hai avuto anche la forza, la sfrontatezza di dichiararlo apertamente, di raccontarlo. Quando è arrivato e come poi è diventato primavera? Ma no, la quotidianità in un matrimonio è fatta di inverno, di primavera, di autunno, di estate, cioè nel senso che è inutile parlare di bellezza della famiglia così, in maniera molto cattolico buonista. La famiglia è bella perché è complessa, è bella perché è faticosa, è bella perché fai pace, è bella perché litighi, ma come dicevamo prima per la Via Crucis, la litigata non è l'ultima parola. Cioè, questa è la bellezza della famiglia. Quindi noi abbiamo vissuto tanti momenti, ma come tutte le famiglie a casa, non è che siamo noi strani.
di inverni, di litigate, di parolacce, il Papa dice tirano i piatti, sì. Insomma, però c'è un momento in cui hai sentito il gelo proprio, in cui hai avuto paura che questo percorso, non mi piace parlare di sogno, che questo progetto potesse realmente finire. Beh, noi ci abbiamo avuto un momento che è stato il 29 dicembre del 2020. Cioè, te lo ricordi proprio bello, sì, preciso. È uno spartiacque della, esatto, nostra famiglia, dove la nostra qui presente Anna Chiara ha veramente rischiato. Attenzione, Anna Chiara, che già comincia a dare la colpa a te. Oh, vabbè, ma questo è l'ordine delle mariti. No? Che cosa è successo? Però. Cioè, spiegalo, perché. No, cioè, è stata una litigata abbastanza furibonda, che noi chiamiamo come quella in cui sperimenti il non recuperabile. Mm. Il punto di non ritorno. Sì, come quando, insomma, io faccio questo esempio veramente terra terra, scusate, passatemelo, come quando la padella con cui fai la frittata ormai non c'ha più teflon, no? Non c'è più antiaderenza. Si attacca tutto. Allora, non certo, c'è più benissimo. Niente, è compromessa, esatto, definitivamente, non puoi fare la frittata con due dita d'olio, insomma, la devi buttare la padella, ecco, questa è la sensazione. E Anna Chiara, in quel caso, l'essere credenti, l'aver sposato, l'esservi sposati con Gesù Cristo al centro, non è un deterrente, questo lo dico a casa, chi dice che i cattolici poi si trincerano dietro l'idea che Gesù Cristo li aiuti sempre e quindi tutto passa. Allora, non è uno sforzo, non è un impegno nato dal fatto che io sono credente, allora vivo, allora adesso devo fare pace con mio marito. Bravissimo. È un dono. Cioè, è un po' come quando non tramonti il sole sopra la vostra ira, non è impegnati a fare pace prima che tramonta. Sì. Io dico, vabbè, cioè, gli dico che dopo il tramonto, così gli dico. Il così teflon tutto chi il lo ha rimesso? E il teflon si rimette. Cioè, il problema è che tu a un certo punto apri il cassetto e dici, caspita, c'è il teflon nuovo, cioè ci sta di nuovo la padella, ma io pensavo che fosse tutto da buttare. Quindi non sono andata io a comprare la padella nuova, non è andato lui, a un certo punto abbiamo avuto, questa volta l'intuizione è passata da lui, ma è un caso. È un caso, attenzione, attenzione. Abbiamo avuto il dono di a un certo punto andare a raccogliere qualcosa che avevamo seminato tanto tempo prima, in un tempo in cui non ce lo ricordavamo neanche. E quando vivi questa esperienza, il perdono non è uno sforzo, ma è veramente qualcosa di liberante. Non è dire non devo tramontare, devo mettere, sì, pace prima della notte. No, è guarda che hai la possibilità di farlo. Basta che lo chiedi. E Gigi, dopo quel momento che cosa succede nella coppia? Succede che dopo quel momento c'hai i lividi comunque. Sei comunque, perché voi la vedete così tutta, ma lei smettila, la chiamiamo, non fare, Hulk a non casa, perché lei si arrabbia molto e quando diceva che era tutto compromesso, può smentirmi, è perché lei era andata un po' oltre rispetto alle solite arrabbiature, no, che ci possono stare, quindi veramente si erano create situazioni di compromissione, perché poi alla fine ci si ferisce, più uno si conosce più uno si ferisce. Più uno perché si ama. Si conoscono i limiti reciproci, e più certo, uno si ama, sa più dove sai attaccare. Dove toccare, no, per, esatto, far soffrire. Quindi, in quella situazione, dopo abbiamo semplicemente detto: in tutte le famiglie, questo sarebbe stato il giorno della fine. Non today, come dice, esatto, il Trono di Spade, non oggi per la nostra famiglia, perché questo invece è il giorno in cui si ricostruisce tante cose, perché noi disobbediamo a quello che direbbe il mondo, che direbbe ormai è tutto compromesso, c'è da lasciarsi. Non c'è più niente da fare. E noi invece ho detto no, possiamo disobbedire. Oddio. Però non è stato indolore, è stato comunque, sono stati giorni di difficoltà, perché fa parte del gioco. Ma dopo l'inverno arriva sempre la primavera. Oggi è il primo maggio, per qualcuno il primo maggio si identifica anche con l'inizio dell'estate, se il tempo è clemente. State con noi, giusto il tempo di andarcene in pubblicità. Abbiamo altro di cui parlare, dateci tempo. Ancora buon primo maggio, bentornati a Finalmente Domenica con Gigi De Paolo e Anna Chiara Gambini, due delle 14 famiglie che hanno abbracciato la croce al Colosseo, una famiglia che ha saputo raccontare quelle che sono le ferite anche che vivono tutte le famiglie, ma con questo senso di speranza che ci richiama ad un amore più grande, che è quello del Padre Eterno, che in un modo o in un altro ci benedice sempre. Gigi, in qualità anche di presidente del forum delle associazioni familiari, una lunga attività anche politica fatta
per le famiglie, con le famiglie e dentro le famiglie. Io non vorrei sciorinare i numeri dello scandalo più orribile che si possa celebrare questo giorno, che è quello dei morti sul lavoro. Qualche giorno fa c'è stata la giornata della sicurezza mondiale sul lavoro. Il 50%, 49,9% in più solo nel primo trimestre di denunce per infortuni, a volte anche mortali sul lavoro. E quando muore una persona che lavora, è morta tutta la famiglia in realtà. Famiglia e lavoro sono inconciliabili in alcuni casi per le donne, sono un binomio che dovrebbe essere automatico, ma non è così. Oggi che messaggio può arrivare da un padre di famiglia? Non ti faccio fare il, tra virgolette, il politico o l'istituzionale di turno. No, che il lavoro e la famiglia sono strettamente collegate, perché se non c'è lavoro raramente si costruisce una famiglia, e come dicevi giustamente te, è uno scandalo che ancora oggi, dopo anni e anni di massima attenzione, di manifestazioni, di tutto quello che vogliamo, ci sia ancora chi muore sul posto di lavoro. Questa, a mio vedere, è una cosa che ci deve scandalizzare, perché tu esci la mattina di casa salutando i figli e l'angoscia più grande è quella di non tornare a casa perché succede qualcosa. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito, proprio perché ciascuno di noi ci si immedesima. È anche vero che in questa fase si sta sempre dando meno attenzione alle tutele, diciamo, dei lavoratori, proprio perché con i contratti sempre più atipici, certo, con una situazione dove vabbè, intanto prendi il lavoro perché, certo, non si sa dove andiamo. Ecco, io credo che sia giunto anche il momento di fare una riflessione molto seria sulla dignità di ogni lavoro, perché non è che ci sono, lo dico chiaramente, lavori di serie A, lavori di serie B. Io quando ero... Hai fatto il cameriere. Bravo. Quando ero consigliere comunale... Esatto. E il consigliere comunale, lo ricordo, non ha uno stipendio, sì, ma prende un gettone di presenza in base alle, diciamo, alle commissioni a cui partecipa. Non mi sono nascosto, ma non perché sono bravo, che l'hanno fatto tutti, ma perché comunque tu, quando c'hai 4 figli, il pane devi portarlo a casa. Ed è uno scandalo che non ci si immedesimi in queste situazioni. Ma ogni lavoro è degno. Anzi... il servizio, e io dico sempre che lei mi ricorda sempre che il momento forse più sereno della mia vita è stato quando io andavo a lavorare dopo aver fatto il consiglio comunale di sera. Perché? Perché era un lavoro molto rasserenante e molto bello, anche se faticoso, anche di contatto con le persone. Anna Chiara, 52 giorni all'incontro mondiale delle famiglie, che cosa pensi? Voi state girando le parrocchie, proprio 30 secondi in chiusura, che cosa sogni per questo evento, che speriamo di poter anche raccontare noi come TV2000? Che cosa immagini possa venire di buono da questo abbraccio tra famiglie del mondo a Roma? E spero che ogni famiglia possa essere tanto libera da sentire il profumo dell'altra che incontrerà, che vedrà. E spero che quella presenza di cui parlava il Papa prima la possa sentire chiunque, perché non è una presenza data solamente alla famiglia brava che ha fatto il percorso netto, che si è sposata in chiesa, anche a quelle ferite. Forse spesso sta lì, ed è una meraviglia riscoprire una presenza così liberante. Io vi dico solo grazie, perché ci avete insegnato a volare oggi. Guardate che soprattutto dal basso delle nostre ferite, perché la famiglia perfetta non è mai esistita e non esisterà mai, questa è la mia opinione personale. Gigi De Palo, Anna Chiara Gambini, uso i cognomi separati perché adesso dobbiamo essere politically correct. Vi abbraccio, vi ringrazio per essere stati oggi, 1° maggio, con noi. Chiedo scusa ai bambini che avete mollato a casa, ma saranno felici. E a proposito di volare alto, Mister Volare, Domenico Modugno, rivive in qualcosa di magico che racconteremo subito dopo questa clip. State con noi e guardate. Grazie. Volare. Felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Oh. C'è un artista unico nel panorama italiano che è in grado di regalare nuove emozioni e nuove conoscenze a quel personaggio che tutti portiamo nel cuore, che è Domenico Modugno. Signore e signori, a tempo record abbiamo cambiato la seduta, qui abbiamo messo gli sgabelli per Mario Incudine, che io ringrazio dal profondo del cuore. Uno, perché hai fatto sta corsa per venire da noi, e due, perché sai quanto ti amiamo, Mario. Ma tu non sai quanto felice mi fai tu. Che dì la bello vita, pensavi che fossi morta. Assolutamente. Perché era un anno e mezzo. No, ti ho pensato, ho pregato per te, lo so, ti ho cercato. Mi sono arrivata. Una gioia immensa essere qua. Senti Mario, la gioia grande, tu la regali da qualche anno, ma hai appena oggi chiudi a Roma, proprio sono lì, proprio, e siamo là, questo spettacolo meraviglioso su Mimì, che ci ha regalato però un Mimì completamente inedito. Questo era il primo Domenico Modugno che si finge siciliano, lui pugliese, su suggerimento di Frank Sinatra. Ma cosa succede? Ma succede una meraviglia, un viaggio al contrario. Esatto. Succede che un uomo del sud sovverte le regole, perché tutti sanno che per avere successo bisogna andare al nord, certo, quando devi partire là devi andare. Invece no, lui compie un viaggio al contrario, compie un viaggio verso la Sicilia, verso il sud, e questo sud se lo porterà per tutta la vita, non solo per la sua prima parte della carriera, che secondo me è la parte in cui lui scrive le cose più belle, in cui è più vero, più disincantato, più disilluso. Meno vittima anche di un sistema, meno no? Vittima anche del sistema, che poi in qualche maniera lo deve rendere, voglio usare questa parola brutta, ma lo deve rendere commerciale, certo, nazional popolare. Certo. Invece lì aveva una immediatezza di scrittura, di esecuzione. Prendeva la chitarra e cominciava a usarla come tutto, come una percussione, come uno strumento onomatopeico. Con quella chitarra lui diventa il cantastorie venuto dal mare, che ci racconta il sud meglio di chiunque altro. Vedi perché solo tu potevi fare una cosa del genere? Noi abbiamo visto sul retroscena dei passaggi di questo spettacolo, infatti ringrazio poi Michele Sciancalepore perché abbiamo attinto anche al suo materiale, diciamo, visivo. C'è stato un intervento di Beppe Fiorello, tra l'altro, che ho letto, che come è rimasto no? Incantato, dice: io di Modugno me ne intendo, eppure questo polistrumentista come sei tu era l'unico che forse poteva raccontarlo. Che sorprese riserva quel primo Domenico Modugno a chi lo conosce? Riserva una sorpresa intanto fondamentale, che Modugno anticipa tutti i tempi. Da questo spettacolo emerge veramente la rivoluzione culturale di Modugno, pur nella tradizione, cioè lui è uno che è ancorato alla tradizione, è dentro la tradizione, racconta l'epica della tradizione, pensa a O Pisci Spada. Dai, Luvitti, Luvitti, piglia la pioggia, inaccidilo. Già in questo pezzo, in questo incipit, che è scritto da Modugno, c'è la scena, l'etnomusicologia italiana, eppure è un pezzo d'autore, l'ha scritto lui, e molti credono che invece sia un pezzo di Tonnarotti, di tradizione antica. Rimandata. Ecco dove sta la genialità di Modugno: prendere la tradizione, riscriverla e riportarla al futuro. E questo spettacolo, ecco cosa riserva: riserva la sorpresa di un Modugno inedito che non ti aspetti. Un Modugno che prende la pizzica, la tira fuori dal mondo antropologico, coreutico della Puglia, e la fa diventare un pezzo di spettacolo. Prende, ecco, la donna riccia, un elemento che è capriccioso, e ne fa un paradigma delle donne. Senti, Mario. Oppure prende gli animali, Lugrillo e la luna, la storia di un grillo che si innamora della luna e per amore della luna si tuffa nello stagno e muore. La poesia. Immaginate che tutto questo poi porta la firma di Monio Vadia. E questo aggiunge ancora più magia a questo spettacolo incantevole. Abbiamo parlato di un Modugno inedito, ma tu oggi mi fai un regalo grande, che è una delle mie canzoni preferite. Prendi la chitarra. Prendo la chitarra. E sai perché, questa canzone ci sta con questo primo Modugno? Perché dopo tutte le canzoni in siciliano o in questa lingua inventata, che era un po' salentino, un po' siciliano, la prima canzone che Modugno scrive in italiano è questa. Sentite, non diciamo neanche qual è. È giunta mezzanotte, si
Si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon. Un papio di seta blu. Camminando lentamente, con incedere elegante, all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene, né dove va, chi mai sarà quel vecchio fra. Ah, bonui, 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 buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Ai, rai, 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 ra, rai, 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 ra, rai, 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 ra, rai, rai, rai. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali e si risveglia piano tutta quanta la città. La luna si è incantata nel cielo impallidita e piano piano scolorandosi nel cielo svanirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca scivolando se ne va. Un cilindro, un fiore. È un frac galleggiando lentamente e lasciandosi cullare, se ne scende dolcemente lungo i ponti verso il mare se ne va. Di chi sarà? Di chi sarà quel vecchio frac? Addie, 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 addio al mondo. Ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Poesia assoluta, la poesia è quella di poter raccontare, questo è il merito di Domenico Modugno. Ma vedi che semplicità. Una cosa così, ce ne andiamo un attimo in pubblicità, poi ci mettiamo le mascherine e ci abbracciamo pure un po' a distanza. Perché ne abbiamo bisogno, troppo tempo. Troppo tempo senza abbracci, pubblicità. Tra pochissimo qui, sei infinito. Grazie di essere con noi a Finalmente Domenica, domenica 1° maggio. Grazie di fare famiglia con noi, con uno che è artista, che è di famiglia, Mario Incudine, che ci insegna a volare con Domenico Modugno. Mimì da sud sulle note di Domenico Modugno. Chiude oggi a Roma, ma è uno spettacolo che ritornerà tra i tanti sogni che tra l'altro hai anche ancora nel cassetto. Senti, Mario, che cosa ti sta dando e che cosa vedi nel pubblico che affolla il Quirino in questo momento, in questo spettacolo? Che emozioni e novità ti ha raccontato questo Modugno interpretato così? Allora, intanto, come ti dicevo prima, lo stupore del pubblico nello scoprire questo Modugno inedito. Ma poi intanto c'è una grande voglia di ritornare a teatro. È vero. C'è proprio un desiderio. Non importa con le mascherine, ma lo facciamo. Non importa. Ieri vedevo il pubblico che proprio era... Non mi voleva lasciare andare. Mi ha fatto fare 4 bis. E ancora, aprivamo il sipario, chiudevamo, aprivamo e chiudevamo. Il pubblico ha proprio bisogno di noi e noi abbiamo bisogno del pubblico. Perché, voglio dire, un artista senza il pubblico non esiste. Quello che ci è mancato in questi 2 anni è stato questo, vero, l'applauso, vero, vero, vero. E il contatto col pubblico. E quindi vedo un grande
un grande divertimento, una grande emozione, perché questo è uno spettacolo che emoziona, diverte, coinvolge e che poi ti lascia anche un senso di curiosità, cioè vuoi andare a scoprire veramente Bravo. Chi è questo artista. Si esce con l'idea di dover andare oltre, di andare cosa mi ha detto a trovare le cose. Mi ha detto notizie. Una signora, grazie a lei ho scoperto un Modugno anche attore che non conoscevo, un Modugno che ha fatto Cyrano de Bergerac con Catherine Spack, che è appena mancata, infatti. Scaramouche, l'opera da tre soldi con Brecht, sì. di Brecht con Strehler, quindi un artista nazional popolare che viene scelto da Giorgio Strehler, uno dei più grandi registi italiani, a fare un capolavoro di Brecht, l'opera da tre soldi. E Mario, se mi permetti, è anche una di quelle sedute per me terapeutiche a teatro. Quando torni a casa con le tasche piene di cose, non solo di emozioni, ma anche di conoscenze nuove, perché ci sono dei testi scritti che si intessano Bravissima. Con... Cioè, è tutta una tessitura particolare. Bravissima. Qualcosa di nuovo che vale assolutamente la pena ricordare, perché i testi portano un'altra firma un'altra bellissima. Un'altra firma bellissima che è Sabrina Petix, grandissima drammaturga, e che ha intessuto, come dicevi tu, una trama di parole e musiche, ma anche facendo un'operazione straordinaria, perché i testi non raccontano le canzoni, ma raccontano una storia d'Italia, una storia umana, raccontano la storia di Domenico Modugno, certo. ma anche la mia. La storia di un'Italia che si preparava dopo gli anni della guerra ad un nuovo rinascimento, alla speranza, non a caso erano poi gli anni del boom. E chissà che non ci porti anche un gran bene, Mario, guarda, ne in tempi come bisogno. Questi perché ne abbiamo bisogno. Per chi avesse scoperto tardivamente, io posso dire con onore che TV 2000, insomma, ci ha creduto da sempre in te. Sei stata la prima invitata. Non solo io, poi c'è stata, insomma, ti abbiamo visto con Paola Saluzzi qualche giorno fa. Tu sali alla ribalta, così proprio irrompi per un brano che ha visto la partecipazione dei fratelli Fiorello e di Biagio Antonacci. Sì. Allora, io non neanche ti direi prendi la chitarra, perché quando parte la prima nota la riconosciamo. La riconosciamo subito. Questo è anche l'altro Mario Incudine, un uomo pieno di sogni, tra l'altro. Vai. Mio fratello era alto, ribelle e più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava, lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. E allora salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta alla finestra, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolor. Mio fratello un bel giorno è sparito e non ha ringraziato. C'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena. Lui non era cattivo ma aveva un destino scolpito. Non lo cerco perché se lo trovo lo ammazzo da me. E allora salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta alla finestra, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più mia, pensa a tagliare a tia, lasciami campare, non giù mi può giudicare. Tu, Catalia mia, pensa a tagliare a tia, lasciami cantare, chi stesso non ha canzoni. Calate di tutti gli occhi, se vi giovate davanti agli specchi, caduto tutte le cose, va a mucciare, giorna come una luce da sole. Tu ne la pena questa piccata, non c'è condanna, non c'è condannato. Hai visto l'uomo nuovo dato la pecora, so passi contro il lupo. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta alla finestra,
Salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Dio quanto lo amiamo, Stomo! E che cosa è bello, grazie. Guarda, sai cos'è? Io spero che finito finalmente domenica. Dopo il rosario, per favore, quello non ve lo perdete, se volete. Andate a teatro, uscite, provate di nuovo l'emozione di vivere dal vivo, come stiamo facendo noi in questo momento, tutta questa magia. Mi sono emozionato. Sai perché? Ti posso dire due cose su questa canzone. Devi. Allora, questa canzone per me ha un significato enorme, intanto perché Biagio mi ha dato una grande possibilità di portare un pezzo del mio mondo dentro una canzone mainstream, ha avuto un grandissimo successo. Lo sappiamo bene. Però questa è una canzone che con Biagio abbiamo condiviso su un tema importante. Prima sentivo che parlavi di perdono con i tuoi ospiti. Sì, sì. Ecco, questa è, io quando la presentavamo nei palazzetti dello sport, 10, 15, 20.000, 30.000 persone, la presentavamo così. Questa è la parabola, vero, del figlio il prodigo 2.0. Vero. Perché quando si salva un uomo, si salva dalla strada, dalla malavita, dalla depressione, dalla solitudine, dalla delinquenza. Quando si salva un fratello, è sempre una conquista. Allora, quando si salva un fratello, bisogna fare festa. Bisogna uccidere il vitello grasso e bisogna fare festa. E il perdono è la cosa più rivoluzionaria che esiste. Fino a quando c'è un uomo che perdona un altro uomo, un uomo che salva un altro uomo che ride, ora abbiamo perso il senso del sorriso, che scrive e che bussa alla tua porta per chiedere accoglienza, allora noi abbiamo salvato non un uomo solo, ma l'umanità. Questo è Mai stai facendo commuovere. Questo è Mario Incudine. Noi avremmo voluto raccontare anche dei tuoi prossimi sogni a Tindari, dove metti in scena il lavoro fatto con i detenuti del carcere di Messina. Questo è bellissimo. Recco per raccontare gli 80 anni dalla devastazione, dal bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Tantissime altre cose che porti qua. Ma io sai che cosa faccio? Ti rinvito. Ma tu mi... Tanto tu ora finisci al Quirino, ti prendi una quindicina di giorni di pausa. Torno. E poi ritorni qua. Mario. Grazie Lucia. Sei pura magia. E poi abbiamo duettato. Eppure... Sapevi tutte le canzoni. Io posso scrivere nel curriculum che ho duettato con Lucia? No, te lo posso dire, sono un'amica di Mario Incudine. Ti abbraccio. Grazie. Ancora non è consentito, o meglio, veramente da oggi lo possiamo fare. Me ne vado, mi sposto, vengo qui nel nostro angolino. Oggi abbiamo mangiato tutto il tempo a nostra disposizione. È il 1° maggio, fateci fare soltanto un secondo di silenzio per tutti coloro i quali sono usciti una mattina per portare il pane a casa e non hanno fatto più ritorno. Grazie di essere stati con noi. Buon rosario a tutti voi, ci vediamo domenica prossima se volete.